Signore, adesso è importante che anche sua moglie sia in quarantena, eh? Non vi potete più muovere nessuno di casa. Sarà contattato dai carabinieri dove farete un'intervista, direte tutti i contatti che avete avuto e poi i contatti vostri avranno il tampone. Reggio Calabria, tavolo di monitoraggio Covid. L'operatrice comunica un positivo l'esito del tampone. I carabinieri a breve lo ascolteranno per ricostruirne i contatti. Da marzo scorso è così che qui vengono tracciati i contagi di tutta la provincia. Abbiamo un numero esiguo di tracciatori e quindi dal primo momento dello scatenarsi della pandemia, di concerto con il prefetto di Reggio, abbiamo messo in atto un tavolo operativo tecnico che quotidianamente lavora per tracciare e dare l'informazione al soggetto che risulta positivo. Una task force che opera 12 ore al giorno su 7 giorni, senza la quale sarebbe stato impossibile monitorare il virus sul territorio. Questa è una mappa interattiva, positivi, deceduti e guariti, le scuole e le zone rosse e arancione. Quindi tenete sotto controllo il territorio? Tutto il territorio, sì. L'azienda sanitaria ha chiesto aiuto, la prefettura ha subito risposto con un'organizzazione che si serve anche di questo software del TAS dei Vigili del Fuoco, che non solo consente di isolare i contagi, ma anche di individuare i focolai. Ho la possibilità di raccordarmi correttamente e soprattutto in tempo reale con gli enti locali che hanno necessità di conoscere qual è la situazione sui propri territori, in modo che poi possano adottare i provvedimenti di loro competenza. Bisogna darsi una mano in un momento particolarmente delicato. È solo grazie a questa cooperazione spontanea che si è sopperito finora nel Regino a una delle 21 carenze su cui si basa la zona rossa per la Calabria, quella dei tracciatori.